Oppa, ci hanno la maturità, godetevela. Io l'ho fatta ormai 30 anni fa e questa notte, fino alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, con Antonello Venditti sullo sfondo, si studia, si studia, si studia, si cerca di capire che cosa ci sarà nel tema di italiano di domani. Non so se abbiate avuto delle soffiate, guerra, crisi energetica. Secondo me centrale sarà lo scudetto del Milan. Non so se nei siti specializzati gira... Qua secondo me, ragazzi, il diciannovesimo scudetto del Milan potrà essere una delle tracce su cui domani tuffarsi. Però detto questo, avete la tazza del caffè, avete gli estate, avete biscotti, avete pane e salame, godetevela perché magari un po' di angoscia. Ce l'avete come ce l'avranno noi, vi sembrerà di non ricordare nulla, vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove: calze, mutande, camicie, risvolti dei pantaloni. Stando alle statistiche, almeno uno studente su tre cercherà di copiare. Non dico nulla perché non si deve dare il cattivo esempio, però vi posso dire, con l'esperienza di qualcuno che l'ha fatta 30 anni fa la maturità a Milano al liceo classico, al Manzoni. Io vado a memoria italiano, greco, poi all'epoca c'erano gli orali, eh, storia, latino, io ho fatto il classico perché di matematica ci capivo poco, però questa è una notte che vi ricorderete per tutta la vita. Ce l'avete Antonello Venditti sullo sfondo? Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Pronti a copiare? Non si fa, non si dice, però... Domani, quando escono le tracce, sicuramente un'occhiata alla compagna più in gamba, o al compagno più in gamba, prof! Un appello alle prof e ai prof! Lasciate che sti ragazzi, dopo due anni di dad, di vita infernale, didattica a distanza, mascherine, casini, scuole chiuse, università chiuse, oratori chiusi, stadi chiusi, discoteche chiuse... Lasciategliela godere sta maturità. 539.000 ragazze e ragazzi che faranno grande l'Italia. Lasciate che le ore domani mattina, mi sembra alle otto e mezza. Mio figlio mi ha detto: Io comincio alle otto e mezza. Non consegnate troppo presto, prendetevi tutto il tempo necessario per il tema. Dopodomani, inglese, poi gli orali. però vi dico: se siete angosciati stanotte, vi capisco questo martedì notte. Poi insomma, Di Maio ha mollato i 5 Stelle. Quindi non è un martedì 21 giugno, primo giorno d'estate come gli altri, è ciumbia, qua cambia il mondo, la scissione dei 5 Stelle, domani il tema non sarà su questo, perché questa è geografia astronomica, è un'altra materia, domani è italiano, quindi non so se Ungaretti, Montale, Quasimodo, D'Annunzio, sicuramente se avrete un po' di vuoto buttarsi sull'attualità e dare una sbirciata al banco di quella o di quello di fianco. Poi inglese, io arrivo a quest'ora che vedo poco e niente, però sono contento di inaugurare la prima diretta su TikTok con voi, con voi, messo un vec se disa Milano. 49 anni sono tanti, però ripeto, tenete la memoria, se questa notte vi sembrerà infinita, se non vi ricordate più niente, se state impazzendo, se vi dite non ce la faccio e non ce la farò balle. Ve le ricorderete queste ore come le più belle della vostra vita e quindi godetevela fino in fondo, anzi io adesso vado in cucina e mi faccio un cafferino quindi pausa caffè a mezzanotte e sette minuti, due o tre minuti, non ve li rubo di più facciamo il caffè insieme allora vediamo se, se riesco, eh. ho la, la cucina è un po' incasinata però dedicato a voi perché vi invidio dal profondo del cuore. Vedo che il tema sul Milan si sta facendo strada e spero spero che al Ministero della Pubblica Istruzione della scuola stanotte ci pensino perché è stato uno scudetto trionfale, magistrale, epocale, eccezionale. Però sicuramente la geopolitica, l'Ucraina, la Russia, la crisi energetica, le migrazioni, il cambiamento climatico, non piove più. Non piove più. E questo dipende dal buon dio più che, che da altri allora aspetta un attimo tac dov'è la tazzina state facendo anche voi una pausa è tanto fra ungaretti e quasimodo non è che i due minuti per il caffè facciano casino più di tanto speriamo di riuscire a fare dedicato a voi ragazze ragazzi eh, cosa ne pensi di leau? Ecco, un tema su layout secondo me, difficilmente viene fuori. Però, Madonna, ma quanti siete? Ma perché non state studiando? No, scherzo, dai, uno schiaccio il pulsantino e vediamo se parte la macchinetta del caffè. Tac! Si schiaccia, lo faccio perché non parte? C Ho la macchinetta del caffè ferma, bloccata. Ah no, perché avevo collegato. Stordito che sono, per fare la diretta, il telefonino. Macchinetta del caffè. Allora, non aver paura. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene, ma andrà tutto bene, però l'hanno detto un po' nei, nei mesi passati. Dai, diciamo che vi auguro di godervela. Vi auguro di godervela, scorri verso destra. Io è la prima volta che vengo qua su TikTok, è un casino. Però spero di non star facendo più confusione del dovuto, forza Roma, forza Lazio, forza Juve, forza Inter, eh, no, forza voi, siete il meglio dell'Italia, ragazze, ragazzi, grazie, siete voi il futuro, non noi, noi stiamo cercando di fare il possibile, però il futuro dell'Italia siete voi, belle e belli brutte e brutti, adesso al di là del politicamente corretto che non si può più neanche fare un complimento a una bella ragazza o a un bel ragazzo che ti denunciano, grandi voi, stanotte grandi, grandi grandi. Via di caffè. C'è il rumore della macchinetta. Eccola qua. Vedete. Scende. Io lo prendo con un po' di zucchero. Schiacciamo 3 2 1. alle, Questo è la vostra salute. Però le stiate bevendo anche voi. Poi farete, voi ci avete il fisico, io no? Le 2, le 3, le 4. Domani mattina sveglia, alle 7, doccettina, barba. Non dico sigaretta perché io ho smesso di fumare tre anni e mezzo fa e sto meglio e si risparmia un sacco di quattrini. Quindi lo dico a mio figlio come lo dico a tutti voi. In bocca al lupo godetevi questa notte prima degli esami che racconterete ai vostri figli, racconterete ai vostri nipoti e domani, consiglio, scegliete subito il tema quando aprono la busta che sentite più vostro e scrivete e scrivete, non state lì a farvi tante menate, scrivete, io scelsi quello d'attualità ovviamente perché quando non sei perfettamente ferrato su uno degli altri temi vai di attualità e scegliete Scegliete, andate, scrivete, fate parlare il cuore, godetevela, in bocca al lupo e poi magari ci sentiamo nelle prossime sere, eh. magari domani ci raccontiamo e mi raccontate, visto che siete una marea come è andata, no, qua adesso, non datemi la colpa se non esce il tema sul Milan, l'ho detto scherzando, penso che sia difficile che arrivi il tema di maturità su Leao e Sandrino Tonali, sarebbe spettacolare, eh. Io ai vostri tempi, anzi ai miei tempi, avrei fatto carte false, allora c'erano, se c'è qualche cinquantenne collegato, Gulit, Van Basten, Rijkaard, Franco Baresi, Mauro Tassotti, però diciamo, è un tema sul Milan insieme a quello su Ungaretti non ci starebbe malissimo. In bocca al lupo, dicevo, ragazzi, qua mi arrivano segnali strani, accetta, rifiuta, invita, devo aggiornarmi un pochino perché qua mi chiedono... Di fare una live insieme io. Giuro che stanotte, mentre voi studiate D'Annunzio e Montale, io, io cercherò di capire come si fanno le live insieme. Non pensavo foste così tanti, Ludmilla, Alessandro, Luca, Francesca. Spero che la notte vi porti tante cose belle. Domani sera, se abbiamo voglia, mi raccontate com'è andata? Che tema avete scelto? No, trap, adesso mi state scrivendo robe che, ripeto, il trap, il rap, baby gang, no, vada via IP alle baby gang, come si dice a Milano, là sta, godetevi la musica, godetevi l'amore, godetevi la vita, godetevi lo sport, senza casini, senza, senza altre robe che non c'entrano niente. Chiudo, là da dove sono partito questo è un pezzo d'antiquariato che mi ha regalato la Francesca, la cabina telefonica della SIP degli anni Ottanta. Ma voi cosa ne sapete, voi del 2000, voi cosa ne sapete di quando si metteva il gettone lì in cima, altrimenti a casa non si telefonava. In bocca al lupo a Ungaretti, a Montale, ad Annunzio, a Pascoli. a ad Alaina, a Luca, a Marcello, raga non riesco a starci dietro, poi la sera io ci vedo sempre di meno, state, eh, ma io faccio anche, qualcuno mi scrive stiamo insieme tutta la notte Matteo, eh, no, a voi non conviene, parte eh? il fatto che questo caffè mi si raffredda, però alla vostra salute, se scegliete il tema di italiano, chapeau, perché la parafrasi, Madonna mia, me lo ricordo ancora con ansia, la parafrasi di alcune poesie. E vogliamo parlare della Divina Commedia. Ma vogliamo parlare dei promessi sposi. Ahimè, da allora non li ho più riletti perché mi venivano a nausea. E impara a memoria il capitolo, e impara a memoria la terzina e impara a memoria il canto. E ti fanno passare la voglia quando te la fanno così. E, e un saluto ai prof e alle prof. Ditemi un piccolissimo grazie, perché grazie a quel rompipalle di Salvini alla Lega non c'è l'obbligo di mascherina domani. Altrimenti, a Milano, a Roma, a Palermo, a Torino, a Genova, a Bolzano, a Catanzaro, in classe con 40 gradi e senza aria condizionata, vi avrebbero imbavagliato e non sarebbe stato il massimo. E dai, e dai, e dai, abbiamo rotto le scatole a quel genio del ministro Speranza, al ministro della scuola, quantomeno l'obbligo di mascherina è saltato per gli studenti, per i prof e per i bidelli, ai, ho detto bidelli, scusate, collaboratori scolastici, ai miei tempi si chiamavano bidelli, adesso non so, massimo rispetto per tutto il personale ATA della scuola. Quindi, sono contento che possiate fare lo scritto senza la museruola, senza il bavaglio, senza soffocare, e date spazio ai vostri neuroni sperando che siano tanti. Alla vostra memoria, sperando che la notte ve la alleni. E ripeto per chi non lo conosce, Antonello Venditti col suo mitologico pezzo notte prima degli esami deve essere il sottofondo per tutti voi e date poi voce al cuore, voce al cuore stupite stupite i prof perché mi hanno messo un cappellino in testa adesso mi stanno uscendo cose strane non so sto facendo già sono bruttino da vedere però stupite mettete nel tema la strofa di una canzone che vi piace un ricordo del, del vostro nonno un passaggio dell'estate della fidanzata del fidanzato lasciate un segno Vivetela fino in fondo questa vita, fatelo vostro questo tema, non fatelo giusto per farlo, si vive una volta sola e si può scegliere di vivere, o oh, perché mi mettono i baffi, <ride> mi mettono i cappelli, ma su TikTok posso fare queste robe qua, oh! Allora, dai, eh, Che stai a fare? Stavo dicendo qualcosa di mezzo serio, cioè fate un tema sentito, non un tema scontato. E mi raccomando, una roba. Ecco, io solo una roba non tollero. Quando leggo anche i messaggi su TikTok o su Instagram, c'è gente che magari mi fa i complimenti, mi fa delle domande o mi insulta, ecco io una roba non tollero. E se fossi uno dei prof che va a correggere gli esami, questo non lo perdonerei mai. Posso chiedervi una cortesia: non violentate, non stuprate, non vilipendete non oltraggiate il congiuntivo. Per favore. Vi affido il congiuntivo. È così bello. La consecutio temporum. Il congiuntivo, il condizionale. Usare qualche avverbio, qualche aggettivo. Però veramente, come si dice a Milano, me cadini bal. Quando uno sbaglia il congiuntivo ma sento anche giornalisti politici intellettuali professoroni ecco no il congiuntivo no puoi cadere su tutto ma non sul congiuntivo mi raccomando quindi vi ho rubato anche troppo tempo un quarto d'ora della notte più bella che vi ricorderete con più gioia siete alcune migliaia e vi vorrei abbracciare perché vedo mio. ecco non, voglio, non abbraccio quello che mi sta mettendo un cappello da scemo e i baffi grigi. Però come abbraccio mio figlio che in questo momento starà studiando, perché sono giorni che gli chiedo come va. Eh, eh, mi manca un sacco di roba, mi manca un sacco di roba. Dai, che questa è la notte giusta. Domani entusiasmo, sorriso, cafferino, gazzetta sotto il braccio. Perché vabbè, ci saranno gli interisti stanotte un po' più contenti di altri, perché pare che ritorni Lukaku, che questo qua va e viene, va e viene, vado, vengo, vado, vengo, è nomade dei campi del pallone, però diciamo che questa notte prima degli esami magari per gli interisti è un po' più dolce e un abbraccio in particolare alle prof e ai prof, e grazie per quello che fate. Spesso mal pagati, spesso ignorati, spesso attaccati ingiustamente Perfino da genitori che in maniera stupida scelgono di stare sempre dietro il loro bimbetto o la loro bimbetta, mentre invece la prof ha sempre ragione. Come l'arbitro ha sempre ragione. Grazie perché siete la spina dorsale del nostro paese. La scuola, purtroppo da molti ignorata, è la spina dorsale del nostro paese. Quindi grazie a chi domani entrerà in quella classe. Eh, con qualsiasi età, di qualsiasi classe sociale, con qualsiasi spirito, con qualsiasi idea politica. Grazie. Là sullo sfondo c'è una Francesca che adesso raggiungo. Questo è dedicato a voi, di gusto. Puoi salutare il mio amico, puoi fare gli auguri per la maturità e eh, sono qua a dire buona maturità ragazzi. Buona maturità! Adesso eh, domani cerco di capire come mettere come sottofondo musicale notte prima degli esami, però vi si vuole bene. Buona lunga notte! E andate e spaccate. Dai, senza paura di niente e di nessuno. Adesso devo solo capire come finisce la diretta su TikTok. Perché l'ho fatta, l'ho inaugurata insieme a voi. Eh, Gudesca Cusé, cioè dove devo schiacciare? Ci sarà qualcosa che io devo schiacciare perché su Instagram c'è, metti la fine. Dove, dove devo andare? No, dimmi, se mi stai facendo il... dove? In alto? A destra? Facciamo insieme, aspetta, scusa un attimo. Dai, vieni, no, no, non sono capace. non son capa... Cosa stai facendo? Dove? Dove? Dove devo schiacciare? Dove? dove? Ah, ecco, abbiamo finito.